Eccoci qua. Siamo usciti adesso, abbiamo visto un film pazzesco. Una figata. Ma Black Phone. Io un film così non lo vedevo, ho detto a lui, io un film così non lo vedevo da anni, Anni. Geniale. Adesso andiamo nella nostra postazione, facciamo una recensione su questo film, perché veramente bello, no? Sì. Tensionista, una figata. C'è adesso pure su YouTube. Sì, ma adesso ve ne parliamo. A voi. Black Phone. Il telefono immediatamente nero, chi non sa l'inglese. Bellissimo. Cioè, questa è la reazione appena uscita. Esatto. Casamento. Parliamone. Allora, il film narra che è un paese americano e dove stanno sparendo dei bambini che sono cosiddetti rapiti da qualcuno che non si sa chi sia, ma all'inizio non si sa chi è l'identità. Poi prossimamente chi andrà a vederlo, The Space Cinema, che o lo trovate a Cerro Maggiore o anche a Milano, si scoprirà tutto. Esatto. Però volevo dire una cosa: i protagonisti sono un ragazzino che avrà 12 anni, un ragazzino di nome Finn, e sua sorella, esatto, che è forse un po' più piccola. Vanno alle medie, almeno questo c'è dato da capire. Sì. E sostanzialmente sono consapevoli di quello che sta succedendo, fino a che, ma si può anche dire perché si vede dal trailer, allora, che adesso vi faccio, anzi facciamo così, a vi faccio vedere questo pezzettino, e c'è il ragazzo che si chiama Finn, guardatelo. Torno domattina. Dove vai? Dormo a casa di Susie stanotte. È nuovo, il volantino. Lo chiamano il rapitore. Non lo chiamare così. Non crederei davvero a quella storia. Non può sentirci, non è vero che se lo chiami così ti rapisce. Ok, come avete visto, senza dover spoilerare, quello che avete visto è assolutamente là. Su YouTube, lo vedrete sempre. Ma la cosa che mi ha colpito di questo film, che mischia, attenzione, la classica trama giallo, fantascienza, di tensione un po' horror. Ma c'è anche il paranormale, e questa cosa colpisce molto. C'è una famigliola, come abbiamo detto, fratello e sorella, ma non c'è solo fratello e sorella, c'è solo il papà, perché la mamma purtroppo ha fatto una brutta fine. Voi noterete che in tutti i film americani ci sono i figli, il papà naturalmente beve. Beh, ovviamente, ha la barba subriaca. Esatto, e noi qua abbiamo detto, vabbè, è il festival della banalità. No. Invece è basta la pena. È l'inizio, allora, che è pericoloso che uno esca. Il figlio è coraggioso, perché all'inizio non era coraggioso, perché c'erano dei bulletti a scuola, dei tre, che le prendeva e tutto. Però poi c'è stato, insomma, diciamo, il famoso della scuola, che è un ragazzo che l'ha aiutato, e le ha sfondate a botte. Esatto. E l'ha ringraziato. Questo è un altro, questo già va contro la tipicità di questi film, perché di solito uno le prende dal più cattivo della scuola, invece in questo caso della scuola lo aiuta. E adesso arriviamo alla sorella. La sorella invece ha il comportamento della madre. Voi dite, ma come il comportamento della madre? Sì, è strano, praticamente ha le sue stesse robe. Sogna e prevede il futuro. E cosa è successo? Quindi lei con questa dote, che poi dopo è stata curata da dei detective. Esatto, perché i detective dicono, ma scusa, come fai a sapere questi dettagli del rapimento? Cioè, ovviamente una roba che uno dice, ma com'è possibile? Allora, senza spoilerare troppo, io direi di chiudere questo video entusiasta. Questa era solo l'anteprima. Esatto. Il film si svolge nel 1978. È bello perché è ricostruito molto bene, dalle automobili ai vestiti, i maglioncini un po' aderenti, quello stile là, no? E si chiama The Black Phone. Black Phone. Perché Black Phone? Perché il telefono è diciamo che è uno dei protagonisti, è un aiutante e anche un falso aiutante. Esatto, perché bello questo ogni indizio. Cavolo di minuto, e ve lo dico, non dire niente, andatelo a vedere o cinema, perché è veramente bellissimo. Ciao ragazzi, era solo per
dare un bellissimo suggerimento. Per la nostra prima recensione cinematografica, mamma mia, ci permettiamo di. Ma ne abbiamo... Ciao ragazzi, ciao a tutti, buon sabato.